Sono iniziati i lavori di demolizione del vecchio depuratore di Monte del Lago, ormai dismesso da 25 anni, per riqualificare e bonificare l'intera area. Massimo Angeletti. Questi due signori raccolgono le more dagli imponenti rovi, gli stessi che avevano ricoperto dopo 25 anni di abbandono il vecchio depuratore di Monte del Lago. Grazie ad un nuovo finanziamento si può finalmente, dopo un quarto di secolo, effettuare la demolizione per poi bonificare e riqualificare la vecchia ascesa che portava al lago ed era utilizzata dai pescatori. Un lavoro che restituisce finalmente un pezzo di lago trasimeno ai cittadini. C'è stato un finanziamento della Regione Umbria con fondi derivanti dall'accordo Stato-Regioni che ha indirizzato una serie di finanziamenti al lago Trasimeno e al fiume Tevere. Questo è uno degli interventi che riguarda il lago Trasimeno. Sono interventi che fondamentalmente riguardano la riqualificazione ambientale. Vista la particolarità del luogo, è stato impostato tutto sia in una fase di riambientamento per far sì che l'area torni alle sue origini, anche in una fase di completo recupero del materiale che verrà demolito per avviarlo poi a riuso e recupero. Ma non ci si può fermare alla demolizione. In cantiere è già progettato anche il completamento di un altro tratto della pista ciclabile che dovrebbe tracciare tutto il giro del lago. Questo primo intervento rientra all'interno di un quadro più generale che prevede anche la riqualificazione dell'area a monte, con la sistemazione della pista ciclabile che dovrebbe collegare Torricella a San Feliciano. Vi abbiamo raccontato del